Eccoci qua per questa quinta giornata di campionato di prima categoria, girone C, Calolzio Corte che strapazza la Tiranese. Sì, risultato rotondo, però poi alla fine nei primi 20-25 minuti abbiamo avuto difficoltà. Hanno raggiunto loro il 2-1 e c'è stata per 10-15 minuti dove abbiamo sofferto. Dopodiché siamo stati bravi a realizzare le occasioni avute e la partita si è incanalata nel verso giusto. Seconda partita consecutiva per il Calolzio Corte qui in casa, infatti con il gol di Spada aveva provato ad accorciare la Tiranese, ma poi è stato un monologo unico. Sì, dopo il 3-4-1 diciamo che abbiamo avuto tra virgolette vita facile, nel senso che ogni volta che attaccavamo andavamo verso la porta, poi loro hanno arretrato il baricentro e noi lì siamo stati bravi a concludere, un po' come la partita col Berben, dove fai 7 tiri in porta, 8 abbiamo concretizzato il 100% delle azioni. Poi succede come la domenica prima, che fai una partita più o meno analoga e fai fatica e riesci a fare solo un gol tra virgolette. Se avessero segnato anche la squadra avversaria ci portavamo a casa un pareggio, quindi dobbiamo stare attenti, perché poi è un campionato difficile, lungo, dove non abbiamo ancora iniziato, siamo alla quinta di campionato, dove anche le altre dietro stanno facendo bene, quindi guardiamo partita dopo partita. Adesso pensiamo già alla prossima, dopo stasera, e si va avanti, insomma. Ed è stato curioso Perego d'inizio ripresa, tre cambi contemporanea, sono entrati Cattaneo, Bianco e Rompani. Sì, abbiamo fatto tre cambi perché non eravamo contentissimi di chi aveva fatto la prestazione del primo tempo, quindi abbiamo voluto cambiare, anche perché abbiamo la fortuna di avere giocatori che dietro stanno chiedendo il posto, gente che adesso non sta giocando. Sono entrati loro e sono soddisfatto della loro prestazione per chi è entrato, nonostante anche chi ha fatto il primo tempo comunque ha dato il suo contributo, però ci chiedevamo un qualcosa in più, ce lo chiedevamo da venerdì e probabilmente abbiamo giocato un po' col freno a mano, e parlo dei cambi ovviamente. Si parlava di domenica prossima, trasferta impegnativa in quel di Morbegno. Sì, poi è una squadra che noi abbiamo sempre sofferto, io negli ultimi 3 anni l'ho incontrata 3 volte, una in campionato, 2 in coppa, dove ho sempre perso. Una squadra che quando gioca con noi tirano fuori le energie doppie, per loro è quasi sempre una finale, l'hanno dimostrato negli altri anni, e ho sempre trovato difficoltà con questa squadra, quindi sarà una trasferta difficile. E comunque il Morbegno è una squadra che conosco abbastanza bene, anzi è una di quelle che ho incontrato più negli ultimi anni, so che è una squadra veramente forte da affrontare e difficile. Post gara di Calolzio Corte Tiranese, siamo con mister Varia. Siete arrivati qui a Calolzio Corte con gli uomini contati, solo 3 in panchina. Sì, abbiamo degli squalificati, infortunati e gente che non si allena da un po', per cui per forza di cose dovevamo venire con questi numeri. E infatti i numeri sono stati quelli di un 1-8 qui appunto a Calolzio Corte. L'avevate quasi riaperta al 29esimo minuto con il gol di Spada da palla inattiva. Sì, fino a lì eravamo rimasti quasi in partita, sapendo della forza dell'avversario l'avevamo preparata in una certa maniera, avevamo anche cercato di contenere un po' all'inizio quella che era la forza dell'avversario, poi invece nel secondo tempo ci siamo completamente sciolti. Ecco, troppa la differenza tecnica e anche fisica si è vista quest'oggi, anche perché ci sembra che alcuni giocatori fossero davvero in ritardo. Io dico che la differenza probabilmente è mentale. Noi siamo crollati a livello mentale, per cui poi non siamo più riusciti a venire fuori, perché a livello tecnico posso dire che la mia squadra è una buona squadra, per cui il problema è lì, è la mente che a volte manca. E adesso dovete risalire in classifica, 5 giornate, 1 punto, situazione un po' critica, Varia, però ottimista? Sì, decisamente sì, perché non passava da oggi la nostra salvezza, passa da altre partite, passa dagli scontri diretti. Nelle partite precedenti abbiamo creato tanto e abbiamo lasciato dei punti che erano alla nostra portata, per cui sono ottimista che troveremo la quadra e verremo fuori bene. Quindi andiamo subito già domenica prossima, oggi appunto gara da dimenticare, arriva la giovanile Canzese. Gara ostica anche quella, però giochiamo in casa, abbiamo preso una scoppola oggi da cui dobbiamo ripartire, per cui ripeto, domenica prossima a 1000 per cercare di fare i primi 3 punti in casa.